A Solofra la cerimonia di inaugurazione della nuova scuola primaria nella frazione Sant'Agata. Il plesso scolastico era stato chiuso nel 2017 in vista del necessario intervento di adeguamento sismico e quindi della sua demolizione e ricostruzione. Un'opera portata a termine grazie al finanziamento da oltre 1.300.000 euro, intercettato attraverso i fondi del piano dell'ex MIUR, poi trasferiti all'interno della programmazione del PNRR. I lavori, iniziati il 22 luglio del 2021 e terminati lo scorso 5 luglio, restituiscono alla comunità una scuola nuova, sicura, moderna, funzionale a energia zero. Siamo estremamente soddisfatti per essere riusciti a restituire alla frazione Sant'Agata la scuola primaria, ha detto il sindaco della città della Concia, Nicola Moretti. Ennesimo segnale della nostra attenzione per ogni singolo quartiere della città. Nel caso specifico, la gratificazione è doppia: puntare sulle scuole, investire nell'istruzione significa scommettere sui nostri giovani, fornendogli le opportunità di un futuro migliore per loro e di conseguenza per l'intera comunità. Al taglio del nastro presenti, oltre al primo cittadino e ai rappresentanti della sua amministrazione, anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il provveditore agli studi della provincia di Avellino, Fiorella Pagliuca. De Luca ha sottolineato l'impegno della Regione nel campo dell'istruzione, in particolare l'attenzione sulle aree interne, dove investire sulle scuole diventa ancora più importante e necessario. A Solofra stiamo esagerando, è l'ospedale nuovo, il centro di diabete, una scuola nuova, no? Un bell'intervento che abbiamo fatto, finanziato alla regione, cofinanziato al comune. Era giusto farlo, non era più adeguato il vecchio edificio, quindi si è fatto un intervento molto bello. Lo inauguriamo all'inizio dell'anno scolastico, abbiamo tutto il corpo di docenti che è qui bene attrezzato, pronto, non abbiamo problemi particolari. Veramente una bella giornata che dà fiducia a tutti quanti noi. Il tema dell'integrazione, soprattutto dei bambini e migranti, è un tema nazionale, come sapete. E credo che sia arrivato il momento per il governo nazionale di fare una scelta di civiltà. Parliamo di bambini che ormai vivono nei nostri territori, che giocano con i nostri bambini, i nostri figli, i nostri nipoti. Credo che sia davvero un dovere di civiltà dare loro la cittadinanza una volta completato il ciclo scolastico. Francamente la considero una posizione disumana, oltre che politicamente sbagliata. Abbiamo bisogno di bambini, abbiamo bisogno di natalità. Stiamo diventando un paese invecchiato e perfino privo di slanci verso il futuro. Ecco, abbiamo bisogno di dare speranza al nostro paese, alle nostre comunità.